Ciao a tutti, oggi in questo video proverò a mostrarvi come riuscire ad ottenere tante piccole piantine di amarillo partendo semplicemente dal bulbo e più precisamente utilizzando la tecnica degli stuzzicadenti. Seguitelo perché è davvero molto carino. La cosa importante da chiarire è che questa operazione, quello che vi mostrerò nel video, andrà fatto solo quando il bulbo è in fase di riposo, quindi o prima che inizi la fase vegetativa o quando è finita, in modo che il bulbo abbia tutte le proprietà e le forze per poter essere sottoposto a queste operazioni. La prima cosa che dovremo fare sarà asportare la parte superiore, quella verde per intenderci, dopodiché andare a praticare le incisioni nella parte superiore del bulbo e ne praticheremo tante in base al numero di spicchi che vorremmo ottenere, quindi più spicchi vorremmo ottenere più incisioni dovremo fare. Procuratevi un coltello da cucina che sia grosso e tagliente. Non resta altro che procedere col taglio, quindi prendere il coltello e letteralmente andare a tagliare, guardate. Ecco qua. E questo è il taglio che avremo ottenuto. Una volta ottenuto il taglio, andate ad eliminare il primo strato di pellicina, quella marroncina per intenderci. Ecco qua, questa. Pulito il bulbo, potremo procedere con le incisioni e farlo è davvero molto semplice. Prendiamo il coltello ed andiamo letteralmente a tagliare, guardate, così. Ecco qua. Tagliamo più o meno per un'altezza equivalente alla metà dell'altezza della patata. Guardate, così. Vedete? E pratichiamo appunto tante incisioni quanti spicchi vogliamo ottenere. Quindi facendo due incisioni abbiamo ottenuto 4 spicchi, ma noi da questo, dato che la patata è davvero molto grossa, riusciremo ad ottenerne anche di più. Quindi io procederei e ne farei 8. Ecco qua. Abbiamo così suddiviso il bulbo in 8 parti, non resterà altro che inserire i legnetti all'interno in modo che, aprendoli, tutti gli 8 spicchi inizino nelle parti laterali ad asciugarsi e a creare 8 piccole piantine indipendenti. Quindi per inserire i legnetti all'interno di questi solchi che abbiamo creato, se noi provassimo ad inserirli così, con un po' di forza ce la faremo, però vi assicuro che è difficile, quindi aiutarsi per fare questa operazione con il coltello, almeno io lo consiglio, fate in questa maniera, guardate, prendete il coltello, lo andate ad inserire così, fate una leggera pressione, guardate, una leggera pressione ed andate ad inserire il legnetto in questa maniera. Una volta che sarà dentro, andate a spingere il legnetto sotto, guardate, ecco qua, poi riprendete il coltello e spingetelo sino in fondo, guardate, abbiamo così inserito il primo legnetto e rifate la stessa operazione per tutti gli altri solchi. Questo è il risultato alla fine del lavoro, ovvero un bulbo diviso in 8 parti perfettamente uguali. Il fatto di aver messo questo stuzzicadente all'interno delle fessure permetterà appunto che ogni singola parte prenda aria anche nelle pareti che si sono andate a creare con i tagli. Quindi nel giro di qualche giorno quello che oggi, se andiamo a toccare, è viscido, creerà una pellicola e un film protettivo che farà in modo che ogni singola parte diventi una parte a sé stante e da queste nascerà in ogni spicchio almeno una piantina. Una volta che saranno nate queste piantine, sarà sufficiente tirare via dal vaso tutto il bulbo e dividere ogni spicchio e metterlo in un vaso singolo. Queste creeranno, ognuna di esse, una piantina nuova. Potrebbe capitare che i germogli delle piantine nuove nascano oltre che all'interno del bulbo anche all'esterno, ma in questo caso, come potete notare, il filo del vaso è davvero molto piccolo rispetto al filo del bulbo, cioè mezzo centimetro, quindi dovessero nascere da questa parte, la crescita di queste piante sarebbe ostacolata. Io consiglio in questo caso di cambiare il vaso e prenderne uno più grande, che abbia almeno 3 cm di distanza dal filo del bulbo. Trascorse circa 2 settimane da quando abbiamo tagliato il bulbo, questo nei punti nel quale è stato tagliato direi che si è cicatrizzato perfettamente, non presenta assolutamente alcun tipo di muffe o di marciume, quindi direi che è tutto come dovrebbe andare, sta procedendo tutto nel migliore dei modi. Addirittura alcuni di questi spicchi hanno già iniziato a fare nascere le foglioline, guardate, queste qui.
Quando tutti gli spicchi avranno iniziato a fare nascere queste foglioline, allora si potrà prendere il bulbo, tirarlo fuori dal terreno e separare tutti gli spicchi, prenderli uno per uno ed andarli a mettere in singoli vasi, e da lì nasceranno le piantine nuove. Cambio inquadratura per mostrarvi meglio come stanno crescendo le foglioline, guardate, e come si siano cicatrizzati tutti gli spicchi. Guardate qua. Così almeno avrete un'idea di quale sia il processo corretto. Trascorso qualche altro mese, se andiamo a riprendere il bulbo per verificare a che punto siano gli spicchi, potremo notare che l'apparato fogliare, quello che era nato nei primi giorni, si è sviluppato direi in maniera egregia. Infatti ci sono delle foglioline che sono alte più o meno 10 cm, ma in più, se controlliamo nel bordo, nei lati di questi spicchi, potremo notare che sono nate anche delle piccole piantine. Guardate, ce ne sono 3. Direi che il risultato è davvero ottimo, quindi non resterà altro che prendere il tutto e separare gli spicchi. E con questo il video si conclude, spero che vi sia piaciuto e che sia servito per imparare qualcosa di nuovo, di utile e di divertente. Se vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un commento, mettete un mi piace, ma soprattutto iscrivetevi al canale. E già che ci siete, vi chiedo una cortesia, condividete sui social questo video, perché così facendo mi aiuterete a fare crescere il canale. Detto questo, quindi ringraziandovi in anticipo, vi saluto e vi aspetto al prossimo video.